Essendo piccolino taglio un pezzo lo stesso perché è più alto ma è sempre della stessa dimensione. Ecco, in questo caso, vedi, di carta ce n'è anche tanta, adesso sì, questo lo lasciamo, sì. Però quando avete dei metri più lunghi, perché proprio prenderci per la misura giusta è un po' difficile, allora quando è tanta tagliate prima di farlo il pezzetto, hai capito? E altrimenti sempre... Così. Per sprecare meno carta, perché se no, se avete della carta... Che ripiegando così se ne spreca di più, ovviamente. Sì, tutta questa adesso, tutta questa, per esempio, in questo caso è una striscia che non serve a niente, ma se tu hai un pacco grande, cominciano, che sono già 40 centimetri magari che sprechi, capito? Allora, però la tagliamo. Noi quando veniamo, anche noi la tagliamo, lasciamo magari la piegolina se vogliamo, tagliamo via quello in eccesso. E poi quando, sempre perché più è piegata e più ne hai qui, quando vai a fare questa piega, hai già tre doppi, tre carte che sono una, due e tre, quindi anche lì dopo diventa più brutto, più difficile, più difficile. Quindi adesso diciamo tutto, senti, adesso glielo metto lungo perché mi dispiace che questo va in YouTube, che non sarebbe giusto così, non sarebbe. Però... Aspetta la carta se vuoi. Invece di farlo così, non so, tagli la carta. Vedi, questo è già tanto, perché vedi come viene d'occhio. Sì, però di qua sarebbe, non riapri, non tagli la carta. Sarebbe più giusto averne meno. Allora, diciamo che si fa... Si spinge il pacchetto, ecco, vedi che così è già più che sufficiente, vedi che viene, ecco. E poi al limite si taglia l'altro. Sì, perché insomma, come dicono, la carta ha una sua metratura standard e se è troppo, uno si deve regolare in base, anche, è ancora un po' abbondante. Di più, sì. Sempre per il discorso che vengono meglio fatti, insomma, ecco, i piccolini. Cioè tagliati giusti all'inizio piuttosto che... Sì, se, li taglia, se riuscite a tagliarli giusti all'inizio, fate meglio nel momento dell'esecuzione, di sicuro. Ecco, questo per esempio, vedi, non ha bisogno della piegolina perché già così arriva. Se uno vuole, può sempre farlo, però la piegolina deve... Ecco, sempre baciare questo, non che dopo fai una piega che c'hai ecco, il pezzetto così basso, hai capito? Ecco. Quindi lì dopo, secondo il tempo che avete, magari su o così, o la sua piegolina, sempre bello è, ecco. Sì. E qui dopo uguale, spingete un po' in modo da arrivare... appunto a questo livello, tenendo presente che quella carta là è sottilissima, quindi quando ci sono dei cartoni che sono duri, degli angoli, hanno anche delle cose che hanno quel nylon duro, quei giocattoli con nylon duro, hai capito? Quindi lì bisogna proprio stare attenti alla carta. Loro ci hanno dato una carta ma che non è buona come questa, questa è bella spessa, questa è robusta, quella che hanno loro è veramente poco robusta. Appena toccarla si sfalda, però insomma quella abbiamo. Ecco, vedi, questo qui fatto così non è bello. Vedi? Allora, nel caso vuoi fare la piegolina perché l'hai fatta dall'altra parte, vieni un pochino più su, ecco, almeno così copri i due pezzettini. Esatto. E poi lo fermiamo. Poi lo giriamo, ove possibile, ti ho detto, se no poi è lo stesso. Ecco, proviamo a fare una coccardina. E ci mettiamo la sua... adesso puoi provare, se puoi fare questo, ti puoi esercitare, che non è difficile. Sì, ma infatti poi... Questa è una cosina non difficile. Tagliamo un pezzo di scotch più piccolino. Poi loro anche, almeno qua, ci hanno dato un sacchetto di coccardine, che con un sacchetto si fa poca roba, però insomma ce l'hanno date, quindi nel caso quelle hanno i due adesivi, ne li mettete, ecco, se no dopo...